padre separato, il Pardegno, Domenico, Gianfranco. Thank you.
abbino l'abito ordinario della Madonna con quello festivo, e le nostre signore e signorine hanno preparato dei testi per spiegare il significato di questo rito, di questo cambio di vestito, e do subito a loro la parola. Carissimi tutti, mentre dentro la chiesa le signore incaricate rivestono il simulacro di Maria Santissima della Libera col suo vestito festivo, quello ricamato dalla nostra Madre Falva in occasione del grande giubileo dell'anno 2000, fermiamoci in meditazione orante su ciò a cui il rito vuole portarci. Il mondo costituisce un organismo armonico e gerarchizzato. Sulla terra tutto è segno, figura. Il visibilizza il divino ed ha il potere di evocare e mettere in qualche modo tale realtà a disposizione dell'uomo. Il rito della vestizione della Madonna della Libera che stiamo compiendo, nel quale si dismette la Madonna del vestito ordinario e la si riveste del ricco vestito festivo, è appunto un segno, simbolo di una realtà. In principio, quando Dio creò il cielo e la terra era in forma deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E in sei giorni o tempi, prima della creazione dell'uomo, Dio strappò le cose a questo caos originale ed assegnò ad ognuna di esse il suo posto in un mondo ordinato. La veste appare come un segno della persona umana nella sua identità e nella sua distinzione. Ogni abuso nella veste che indossiamo è come un far ritornare la persona nel caos della indistinzione da cui il Creatore l'ha fatta uscire. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, ma non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Quando aprirono gli occhi con la conoscenza proibita, ma Dio non allontanò i peccatori senza rivestirli egli stesso di tuniche di pelle. Questo è il segno che noi rimaniamo chiamati alla dignità, alla quale nei primi progenitori siamo venuti meno.
meno. La veste è ormai il segno che da una parte afferma la dignità dell'uomo decaduto e dall'altra la possibilità di vestirsi di nuovo della gloria perduta. Ebbene, carissimi, la possibilità di rivestirci di nuovo della veste di gloria ce la dà Cristo. Affinché ciò potesse avvenire, affinché potessimo essere di nuovo ornati col mantello glorioso di giustizia, il Figlio di Dio, fattosi uomo e vero servo, svestendosi della sua condizione divina, fu spogliato sul Golgota delle sue vesti, esposto alla parodia di una investitura regale col manto scarlatto, la canna e la corona di spine, e diventato un uomo indistinto, privo di condizione legale. Il patriarca Giacobbe l'aveva profetizzato, dicendo: egli laverà nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo mantello, dalla Genesi 49:11. Avrebbe infatti lavato nel proprio sangue la veste del nostro corpo e della nostra natura, di cui egli stesso si era rivestito. Ma quest'uomo, questo servo, essendo figlio di Dio, ha una gloria incorruttibile. Dopo la risurrezione, come gli angeli che l'annunciano, il Signore ha come veste lo splendore, segno della sua gloria. Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.